Buonasera, bentornati al Post TG, titolo che evoca quanto sta avvenendo a Milano, ma che sta facendo discutere tutta Italia, la politica, ma anche la Chiesa, la scuola soprattutto, perché di scuola si tratta, quell'istituto che appunto ha deciso di chiudere i battenti un giorno per via del Ramadan, siccome molti degli allievi iscritti sono evidentemente musulmani, inutile aprire, dicono dalla dirigenza e dai docenti, perché ci troveremo comunque le aule semivuote. Cosa ne pensa l'onorevole della Lega, Stefano Candiani? Penso che ci troviamo di fronte a un qualcosa che ha la sua assurdità, ha superato il confine del buonsenso, perché se si parla innanzitutto di integrazione, come spesso e volentieri si sente fare, l'integrazione dovrebbe essere nell'accoglienza da parte di chi viene, delle regole, delle abitudini, delle consuetudini del posto dove si va e si è ospitati. Qui invece appare evidente il contrario, cioè che chi arriva, anche per una questione poi di debolezza da parte del nostro sistema culturale, anche del sistema dei valori, a professare quelle che sono le nostre tradizioni, soprattutto anche i valori di accettazione dell'altro, insomma, se noi rinunciamo al nostro e quegli altri impongono il loro. A fronte di questo è chiaro che si trova di fronte a delle storture. Poi il paradosso è che tutto prende una via politica e quindi ci trova con la sinistra che difende queste situazioni come fossero dei mantra di accoglienza, dimenticando che la vera accoglienza si fa integrando le persone nel sistema socio-culturale ed economico che ci appartiene, perché non siamo noi ad essere ospiti, che ne so, in Bangladesh piuttosto che in Egitto, ma sono in questo caso cittadini del Bangladesh piuttosto che egiziani o di altri paesi a cultura musulmana ad essere ospitati in Italia. Quindi che loro debbano conformarsi al nostro costume, alle nostre abitudini, a noi il contrario, mi sembrerebbe abbastanza ovvio. Come la vede il collega Davide Giuliani? Buonasera, allora io vedo una polemica che è montata sicuramente, come diceva l'onorevole Candiani, dal lato della politica, però diciamo che anche forse probabilmente la scuola, quando all'inizio ha preso questa decisione, poteva farlo. Io capisco che c'era il grande numero di assenze perché ci sarebbe stata una scuola con la metà dei bambini, classi che non potevano fare lezione, eccetera. Forse, siccome ogni istituto scolastico ha un numero di giorni, che adesso io non ricordo esattamente se siano 3 o 5, che ogni anno possono decidere e valutare le chiusure e le aperture, in base a quello si poteva fare senza doverla per forza buttare nel mondo della politica. Credo che nessuno di noi si sarebbe accorto se la scuola di Pioltello avesse chiuso un giorno e poi riaperto, o come avevano già fatto, iniziato la scuola un giorno prima. Quindi questo sicuramente. Dopodiché capisco quello che dice l'onorevole Candiani, e basta pensare, per usare un esempio noto a tutti, i Gran Premi di Formula 1. Quando andiamo a fare il Gran Premio nel sud-est asiatico, banalmente, nonostante ci siano milioni che girano sugli sponsor, lo spumante, eccetera, lo spumante non c'è. C'è un liquore non alcolico alle rose. Questo per rispetto della cultura e degli stati in cui si va a correre, per cui questo lo capisco. Ma volevo chiedere all'onorevole Candiani, non crede che magari anche la politica si sia lasciata un po' strumentalizzare da questa storia? Cioè, posto che appunto poteva essere banalmente una chiusura, come a tante volte io stesso quando andavo a scuola ho fatto delle scuole in cui magari per giornate in cui non c'erano troppe presenze, chiudevano la scuola e era possibile farlo, lo permettono i regolamenti e nessuno avrebbe mai fatto polemica. Non crede che anche il mondo della politica sia lasciato strumentalizzare da quello che è successo? No, più che il mondo della politica si è lasciato strumentalizzare è che si fa politica a scuola, perché è evidente che questa viene spacciata per accoglienza, ma come dicevo prima, la mia idea di accoglienza, che peraltro porta rispetto a tutti, è che ci si conforma alle regole del posto in cui si sta. Cioè, come ha detto giustamente prima nell'esempio, se andiamo in un paese asiatico piuttosto che del Medio Oriente, a cultura a maggioranza musulmana, siamo tenuti a rispettarli e a non fare gesti che possono essere intesi come provocazioni. Lo stesso ragionamento in Europa diventa invece una mancanza di senso di accoglienza nei confronti degli altri. Questa è la cosa sulla quale la scuola dovrebbe educare, cioè che l'accoglienza e il rispetto dell'altro non necessita della rinuncia alla propria professione e anche alla propria identità.
Cosa che invece in questa scuola di Pioltello pare essere stata ovviamente privilegiata, perché il concetto è la maggioranza musulmana e quindi diventa una sorta di enclave. Attenzione, perché questo è lo stesso principio per cui nelle periferie di Parigi e di altri paesi dell'Europa continentale si sono create le cosiddette banlieue, cioè dei veri e propri ghetti a maggioranza islamica, spesso e volentieri integralista, impermeabili alle regole anche sociali e anche di rispetto dei diritti civili dei paesi che li ospitano, che siano il Francia o il Belgio, e impongono poi regole severe come quelle della Sharia, addirittura contrarie non solo alla morale, ma anche proprio al rispetto delle persone, cosa che noi non possiamo tollerare. Restando sul tema della scuola, è facile prevedere, ce lo dicono i dati demografici, che situazioni come queste torneranno a ripetersi. È pensabile che il governo dica o faccia qualcosa per mettere le mani avanti? Ma guardi, io direttore le rispondo in questa maniera molto tranciante. Io non sono contro una società multietnica, ci mancherebbe, ma certamente non trovo corretto postulare una società multiculturale, dove il melting pot poi diventa sostanzialmente una forma grigiastra, nella quale chi è più forte a imporre le proprie regole prevale. E chiaramente l'abbiamo visto adesso a Pioltello, il sistema cosiddetto musulmano, che come qualche imam qualche anno fa aveva detto, con le vostre regole di democrazia vi conquisteremo e con la nostra legge coranica islamica vi sottometteremo. Questo non lo ritengo ovviamente accettabile, quindi non è questione demografica, è questione che chi viene in Italia deve avere ben chiaro che c'è un sistema di valori codificato e consolidato nel tempo, che si è inserito nella nostra tradizione, a cui noi non siamo disponibili a rinunciare, anche perché, ripeto, corrisponde anche a una qualità del rispetto degli altri, cosa che nel caso specifico il sistema musulmano integralista non ammette. Penso al rispetto Grazie, della donna grazie. piuttosto che degli altri. Grazie Grazie a voi all'onorevole per Candiani che l'ospitalità. ancora una volta ci parla dall'aula in pieni lavori, lavori ai quali lo lasciamo. A presto all'onorevole Candiani, arrivederci a Davide Giuliani e a tutti voi.